Ciao amici, vado a fare un filone di pane con la farina tipo 2, semintegrale, quindi del Mulino Fratelli d'Emilia, e ci ho aggiunto un po' di 6384 del Mulino Quaglia. Vediamo che cosa ne esce dopo. Allora, qui ho miscelato le due farine e le lascio in autolisi per una mezz'oretta. Ho messo l'acqua in 2 o 3 volte come al solito, poi ho coperto e ho lasciato in autolisi. Ora ci metto la pasta madre e pezzettini. Ok, e poi vado a girare in planetaria, faccio girare fino a che l'impasto non si attacca al gancio, fino a che non è bello lucido, quindi una 10 minuti bastano. Poi ho messo l'impasto dentro un contenitore oliato e vado a fare 2 giri di pieghe con un intervallo di mezz'ora. Prima di iniziare a fare le pieghe l'ho fatto rilassare una decina di minuti. Bene, finiti i giri di pieghe, copro l'impasto con la pellicola. Io adesso sto facendo l'impasto di sera e quindi lo metterò, lo lascio un pochino fuori, finite le pieghe, un'oretta, e poi lo vado a mettere in frigo fino al mattino dopo. Naturalmente perché questi sono i miei tempi. Poi voi seguite i vostri, come sapete, secondo le vostre esigenze. E questo è l'impasto la mattina dopo. Eccolo qua. L'ho tirato fuori presto, alle 6:30. C'è il cambio dell'ora solare, quindi mi sono svegliata un po' presto. E l'ho tenuto a temperatura ambiente 1 ora e mezza, anche 2. Ed ora vado a metterlo sul piano di lavoro. Ho appena messo un po' di farina, ma nemmeno serviva. Lo allargo un pochino e farò altri 2 giri di pieghe a 3. Ok, scusatemi, non ho centrato bene l'inquadratura, però si vede. Bene, dopo i giri di pieghe con mezz'ora di intervallo, copro con la ciotola naturalmente, procedo per la formatura. Farò un filone, allargo un pochino. E vado a formare questo filone. Piego e attacco bene quando arrotolo. Ok, ecco qua. Bene, ora ho preparato un cestino e ci ho messo la carta forno, così poi quando devo infornare sollevo la carta e lo metto direttamente sulla teglia calda. O se volete sulla pietra refrattaria. Questo filone adesso dovrà lievitare all'incirca 2-3 ore, dipende dalle temperature. Che succede? Io adesso mi devo fare bene i calcoli, questo per farvi capire che potete legare alle vostre esigenze la lievitazione. Io mi devo allontanare da casa e non sono sicura di rientrare per tempo dopo 2 o 3 ore. Quindi penso che lo metterò di nuovo in frigo. Bene, lo metto dentro una busta di plastica e metto in frigo. Però voi naturalmente non è che dovete seguire i miei orari, eh. Io sono uscita, sono rientrata dopo pranzo ed eccolo qua, l'ho tirato fuori, l'ho lasciato a temperatura ambiente ancora un'ora, anche di più, all'incirca 2 ore credo.
e poi dopo ho fatto i tagli ed ho infornato. Il forno a temperatura massima 240 il mio, ho cotto per 45 minuti, i primi 20 minuti a 240, poi abbassato a 220 e poi gli ultimi minuti, 10 minuti, 15 a spiffero. L'ho fatto cuocere molto bene, questo è il suono che si dovrebbe sentire. Quando battiamo sotto, a noi piace ben cotto, a noi e a mio marito. Ho fatto dei disegnini, ma non è che si sono aperti tanto. Invece il taglio sì, si è aperto, anche se sembra un piccolo mostriciattolo di Halloween. Oggi è 31 ottobre, eccolo qua. Bene, il profumo è molto buono. Ora naturalmente lo facciamo raffreddare e poi lo vediamo al taglio. Con questi tagli sul pane devo ancora fare un po' di esperienza, non è che sono il massimo, Però l'importante è che mi viene bene il pane, questa è la cosa più importante. Sentiamo come canta. Ok, è ancora tiepido, Se aspettavo un pochino di più, magari si presentava ancora meglio di così, ma io direi che è bellissimo, Che ne dite? Sì, direi che la maturazione in frigo gli ha fatto molto bene, anche se ho dovuto allungarla un pochino, perché ho adeguato un pochino i tempi alle mie esigenze, ma voi naturalmente fate come volete, non prendete alla lettera, i tempi che ho dato in questo video, Bene amici, vi ringrazio della visione e vi abbraccio tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!